bambini, come state? Vi ricordate che nell'altro video avevamo aperto tutte queste bellissime pinipon? Molto molto bene, adesso guardate cosa abbiamo. Guardate, vi ricordate la magica entrata nel mondo segreto delle fate? Oggi andremo ad aprire questa scatola e anche un'altra che vi presenterà la mia carissima amica Ariel. Ciao a tutte bambine, io sono Ariel e oggi vi ho portato anche una scatolina. Questa qua, la magica pinipon con il magico unicorno volante. Wow, veramente incredibile. Guardate qui, wow. Vedete che bello? Veramente stupendo. Andiamo a scoprirle tutte quante. Noi queste quattro bamboline le abbiamo, vedete? Le abbiamo tutte qua. Ci manca quella grande grande. Andiamo ad aprire prima quella grande e poi il magico regno? Sì, dai, facciamo così. Apriamola. Andiamo ad aprirle. Tutte queste pinipom sono della famosa. E sul sito www.pinipom.com, soprattutto su YouTube, trovate tutte le novità. Va bene, bambine? Andiamo ad aprire il nostro magico unicorno. Ok, andiamo ad aprire qua, bambini. Ok, guardate. Tiriamo forte, forte, forte. Così, e guardiamo tutti gli accessori che troveremo qua dentro. Opla, bello. Oh, qua abbiamo bisogno delle forbici, quindi dell'aiuto di un adulto. Wow, guardate che bella la nostra pinipon. Wow, col suo unicorno. No, andiamo a vedere l'unicorno volante assolutamente. Ecco il nostro unicorno. Eccolo qua, il nostro unicorno. Vediamo questo e vediamo come si muove. Guardate, le ali si aprono. Via via, qui ci possiamo mettere la nostra pinipon, sia lei che per esempio lei, vedete? Wow, sopra l'unicorno. Vola unicorno, vola. Guardate, ne andiamo nel magico regno. Poi la regina degli unicorni. Abbiamo proprio la regina qui. Cosa fa? Vola via. Qui invece guardate, abbiamo tutti gli accessori che possiamo andare a tirare fuori, sia per l'unicorno che per la nostra fatina. Anzi, per la nostra fatina, l'unicorno questi non indossa. Guardate quanti scettri, che belli, quante cose, le borse, le mollettine. Abbiamo un sacco di cose, bambini. Vero? Mi dà ragione anche lei. Opla. Adesso, per completare la storia, bisogna aprire il regno delle fate. Ecco qui. Allora, andiamo ad aprire la scatolina, che si apre da di qua. No, si apre da... Da dove si apre? Si apre da di qua. Oh, andiamo a tirare fuori tutto quanto, bambine. Guardate. Guardate quante cose hanno tirato fuori. Allora, intanto c'è l'entrata. Abbiamo l'entrata. Ve la faccio vedere meglio. Ecco qua. Abbiamo la nostra fatina tanto dolce. Ah, ma i capelli marroncini, non rossi. Abbiamo anche gli adesivi da attaccare. No, li attacchiamo? Dai, facciamo questa entrata un po' più colorata. Che dite? Almeno le nuvoline, da qualcosa attacchiamo. Allora, la nuvoletta intanto è molto facile. Sicuramente si attacca qua. Eh sì, guardate. Oh, attacchiamola bene però. Tadan, è molto molto facile, vedete? E questi qua, c'è la numerazione per attaccarli. Vediamo. No, ma qui non ci credo, bambine. Lì ci va la stellina. Guardate, proprio ci si attacca una stellina. Ah, l'entrata, che bello. Poi qua ci si mette la pinipon. Quindi qua mettiamo la nostra pinipon e vediamo cosa succede. Niente, non succede assolutamente niente. Però lei entra, che carina. Poi anche qua possiamo metterci un sacco di gioielli. Dove sono tutti i gioielli? Ed ecco qui tutti gli oggettini. Guardate quanti sono. Sono veramente tantissimi. Li possiamo attaccare su tutta la nostra porticina. Guardate, questa può essere la lampadina. Sì, queste sono le lampadine. Una è qua e l'altra non lo so. Poi, qui possiamo mettere... Non so cosa possiamo mettere. Cuoricini. Qui voglio metterci una bacchetta. Qui voglio metterci una stellina blu. Opla, vedete che bella è diventata? Wow, veramente stupenda. Vediamo, vediamo. Anche qua ci possiamo aggiungere qualcosa. Uno scettro. Aggiungiamoci uno scettro. La nostra bambolina aggiungiamo. Un bel cuoricino, che è tanto dolce. E qua possiamo aggiungerci qualcosa. E lì ci aggiungiamo, ecco, semicoroncina. Guardate che bella. E anche uno scettro magico, bianco. Oh, così. Ops, io l'ho infilato male, bambine. Così. Tada, guardate che bellina, che è veramente carinissima. Oh, la lampadina è saltata. Ecco qui. Che carina. Vediamo che altre espressioni fa. Oh, così felice oppure? Ah, è comunque allegrissima, vedete? Che carina che è, bambine. E quindi lei volò fino alla magica porta e voleva entrare. Avete capito, bambine? E disse, fatina, posso entrare? Come ti chiami? Mi chiamo Lisa. E tu, fatina, come ti chiami? Io mi chiamo Laura. Fatina Laura, posso entrare? No che non puoi, mi serve la parola d'ordine. Ma io non la so la parola d'ordine. E allora non puoi entrare. Fa, mi dai un indizio? Chiedilo al tuo unicorno rosi. Unicorno rosi, mi dai un indizio? Secondo me la parola d'ordine è toki toki. È toki toki? Ma in due non ne fate una. È simile, ma non è toki, è taki. Ah, la parola d'ordine allora è taki taki. Bravissima, ora puoi entrare. Bambine, chissà che cosa troverò qua dentro. Troverò un sacco di sorprese, un sacco di magia. Però voi lo potrete vedere solo nel prossimo video. Quindi mettete mi piace e commentate, iscrivetevi al canale. Ciao bambine.